Oggi ragazzi voglio farvi conoscere uno dei piatti tipici piemontesi per eccellenza, la bagna cauda. Prepariamoci perché la preparazione di questo piatto è lungo. Innanzitutto dobbiamo prendere una testa d'aglio a commensale. La testa d'aglio deve essere bella grossa, dopodiché dobbiamo prendere tutti gli spicchi dell'aglio, pulirli ben bene, tagliarli a metà e privarli dell'anima. Difatti l'anima è quella che dà all'aglio il gusto molto molto forte di questo così prezioso prodotto della cucina italiana. Dopodiché dobbiamo metterlo a bagno nel latte per circa 24 ore, cambiando il latte ogni 8 ore. Operazione importantissima. Prendiamo poi le acciughe, io ho preso delle acciughe sott'olio, ma possiamo prendere anche quelle sottosale, anzi posso dire che è meglio utilizzare quelle sottosale perché sono ancora più saporite. Le dobbiamo pulire ben bene, dobbiamo privarle di tutte le lische e delle impurità. Dopodiché li mettiamo all'interno di una pentola di coccio e andiamo piano piano a farle sciogliere a fuoco molto dolce. Mi raccomando, non dobbiamo aggiungere né olio né nessun tipo di grasso perché l'acciuga si scioglierà da sola. Alla fine, quando le acciughe saranno sciolte, aggiungiamo un filo d'olio e le lasciamo a bagno nel coccio. A questo punto prendiamo i nostri spicchi di aglio, li scoliamo dal latte, li mettiamo in un'altra pentola sempre di coccio, mettiamo ancora del latte a coprirlo e a fuoco dolcissimo andiamo a fare sciogliere il nostro aglio. Vedete che piano piano, mentre l'aglio cuocerà nel latte, il latte dovrà prendere il bollore, e piano piano l'aglio diventerà praticamente una crema, quasi una pomata, diciamo così, di aglio. Vedete che il nostro aglio piano piano assorberà tutto il latte e si scioglierà, diventando appunto, come abbiamo detto, ecco, vedete, quasi una pomata d'aglio. A questo punto lo andiamo ad unire alle acciughe e andiamo quindi a girare piano piano il nostro composto. Alla fine, quando sarà un pochettino più tutto amalgamato, prendiamo un frullatore immersione e andiamo piano piano ad ottenere questa meravigliosa crema. Aggiungiamo alla fine dell'olio d'oliva, non dell'extravergine, olio d'oliva ragazzi. Un cartone di panna, circa 125-150 ml di panna. E andiamo ad amalgamare ancora la nostra bagna cauda insieme alla panna. Questo darà un tocco di delicatezza alla nostra magnifica bagna cauda. E poi divertiamoci a pulire le verdure. Io adoro i peperoni, il peperone crudo con la bagna cauda è la morte sua. Lo puliamo ben bene, togliamo tutti i sementi, togliamo tutte le parti bianche del peperone e otteniamo dei filetti sia rossi che gialli. È bello anche l'impatto cromatico della bagna cauda. A me un altro ortaggio che piace tantissimo è la verza. Prendiamo le foglie, quelle anche un po' più croccanti, che solitamente vengono messe da parte per le nostre minestre, qua per la bagna cauda le utilizziamo. Possiamo prendere anche dei finocchi. La bagna cauda è buonissima sia con le verdure crude che con le verdure cotte. Puliamo il finocchio, togliamo la barba, logicamente non buttiamola via, utilizziamola per fare per esempio della buonissima pasta con le sarde. Puliamo il finocchio, lo tritiamo, lo puliamo ben bene, lo tagliamo a spicchi e lo bagneremo poi nella nostra bagna cauda. Io ho utilizzato poi anche per esempio la cipolla rossa di Tropea, l'ho fatta bollire, oppure ho preso delle coste di sedano che ho pulito, ne ho privato delle foglie, le ho tagliate a pezzettini e poi ne ho tolto la parte, i filamenti del sedano, ottenendo così delle coste molto pulite. Poi ho preso un altro ortaggio, un altro tubero, il topinambur, chiamato in piemontese ciapinabò, l'ho pulito, l'ho pelato ed ecco che viene mangiato crudo all'interno della nostra bagna cauda, che nel frattempo ha ripreso così a scaldarsi perché a questo punto è pronta per essere messa a mescolate nei nostri così cocci di rame che andiamo a mettere un lumino al loro interno. Sono dei cocci fatti apposta, ragazzi. Bagniamo questa grazia di Dio e veramente deliziamoci con questo prodotto della cucina piemontese. Buon appetito!